cosa dicono i satelliti, Victor? Per ora un dannato niente. Ho perso il segnale. Ehi, sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. Ok. Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery? Facciamo le dita. Vedo delle rovine laggiù. Quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Zero, è inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un vulcano. Oltre a dove noleggiare la GPU economica. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapientone. Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, solo non corri. Resta al centro. Si fa presto a parlare quando guidano. Tranquilli, va tutto bene. Santo cielo. Sempre più in alto. Andiamo troppo piano. Serve più trazione. Nathan, le rocce. Ho capito. Ok, sto prendendo la mano. Piano. Davanti così. Piano. Oh, la mia povera schiena. Tracce di pneumatici. Qualcuno è passato da qui. Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ehi, Victor, che parlavi con il tizio dell'autonoleggio? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Verricello. Hai tirato fuori i soldi per il Verricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. Importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scommetto che in questo dannato viaggio non ci servirà nemmeno una volta.
D'accordo, reggetevi. Lontano! Facci piano, ragazzo. Sì. Quindi, Nathan, tu pensi che Avery, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a quale scopo? Chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso. Già, magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ma chiaramente un debole per i nascondenti. Controlliamo la torre. Vengo anch'io. È messa bene, se consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condit, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. Ho grandi progetti per questo verricello. Ora dovrebbe funzionare. E la stai spassando, eh? Più ripida di quanto sembri. Tutti pronti? Dai, prova. Parte. Piano. Piano. Visto, Sully? Verricello, valeva la pena. È solo una collina, non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no, ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Fatevi gli occhi, signore. Wow, spettacolo. Fate a immaginare. Siete pirati di successo. Siete fino a sfuggire all'oppressione del governo. No, poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in pace. No, no. Volevano vivere come uomini liberi. Beh, se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, questa mi sembra un'ottima scelta. Quanto diavolo è lontano questo vulcano? Impazienza, Victor. Chissà come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti dall'Inghilterra, hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. E ce l'hanno fatta usando carta, mappe e guardando solo le stelle. Ehi, stai parlando con uno che è stato in marina. Devo dire che per noi è stato facile. Beh, a me sembra comunque troppo lontano. Un'occhiata. Oh, merda, ferma, ferma! Non li vedo. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Figli di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me.
Hai collegato tutto quanto? È tutto pronto. Appena Nadine ci autorizza, facciamo saltare. Secondo me qui non c'è niente. Veniamo in fretta e passiamo oltre. Aspetta, ho visto qualche tamone. Vai, forza. Ricevuto. Bene.
Sembrano finiti. Maledizione. Rafe e Nadine devono aver portato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi. Quel ponte dovrebbe riportarci sul sentiero. Questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. E ora come ne usciamo? Andata, ora l'altra.
bello, Sally. Comodo, vero? Non ero contrario al berricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. Mi è entrato del fango in bocca! Sally, quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Pensavo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no? Se le diamo una fetta maggiore di Rafe? No, lei non lavora così, è uno di quei mercenari che pretendono il pagamento anticipato. Rafe è in una posizione di vantaggio. Guardate, Shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Pensavo la stessa cosa. E se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona. Se lo avessero trovato, avrebbero interrotto le ricerche. Sì, hai ragione.